Quando torna Scamacca, comunicati i tempi di recupero. Brutte notizie per Gasperini e per i fantallenatori dell'ex West Ham. Scamacca ha riportato una lesione di primo grado alla coscia sinistra. L'attaccante dovrà stare ai box almeno 3 settimane e salterà 6 partite con l'Atalanta, 4 di Serie A contro Cagliari, Hellas Verona, Juventus e Lazio, e 2 di Europa League, la prima giovedì contro il Rakov, la seconda contro lo Sporting. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, con Spalletti che a questo punto difficilmente punterà su Scamacca per Italia-Malta e Inghilterra-Italia. Un vero peccato, considerando il buon inizio di stagione di Scamacca, 2 gol in 180 minuti, entrambi contro il Monza. Altro problema quindi per l'Atalanta. In attacco infatti anche il Bilal Touré non è a disposizione di Gasperini e tornerà ad inizio 2024. Al momento il solo giocatore offensivo in panchina è Luis Muriel. Non giungono buone notizie neanche per l'Hellas Verona. Doig contro il Bologna è stato costretto al cambio dopo appena 35 minuti e oggi è arrivato l'esito degli esami, lesione al legamento della caviglia destra. L'esterno scozzese starà fermo almeno un mese, come Scamacca dovrebbe tornare direttamente dopo la pausa per le nazionali. Li avete comprati al Fantacalcio?